Buongiorno, benvenuti a questa presentazione in occasione dei Rainbow Free Days. È qui con noi oggi Simone Aliprandi. Ciao, ciao e buongiorno a tutti. Ciao Simone. Simone è un avvocato, esperto di diritto d'autore, di problematiche tematiche relative al copyright. Da tanti anni si occupa anche di licenze aperte. Ed è uno dei massimi esperti in Italia, sempre da tanti anni, ormai più di 10 anni, anche direttore di una collana per le edizioni, la collana Copyleft Italia, di cui faccio vedere qua alcuni volumi, soprattutto ad esempio Capire il copyright, titolo un po' datato sulla SIAE, Pillole di diritto per creativi e musicisti, oltre a diversi altri titoli che trovate sia in accesso libero sul sito di Copyleft Italia, sia per l'acquisto cartaceo anche sul sito di Le Edizioni. Questi sono altri titoli che esatto, mi sto facendo giusto vedere. Giusto per questo fare open access, che è tema tipico di interesse molto per gli autori di saggistica, diciamo contenuti scientifici, articoli scientifici, ma anche per gli editori di quel settore. Quindi tu con la tua Le Edizioni, e infatti magicamente compare anche tu tra gli autori, perché in un libro come questo non poteva mancare il punto di vista di una casa editrice. Poi lasciami segnalare anche l'altro, che è tra l'altro uno dei più recenti, dove io non sono autore, però ho scritto una postfazione simpatica e ho, diciamo, portato l'amico Carlo Piana nella collana. Perché Carlo, vabbè, è un grandissimo esperto di licenze open, molto più, diciamo, navigato di me, perché ha anche un po' un'età un pelo più avanzata della mia. Anche lui è un avvocato e ha scritto un ottimo libro che si chiama Open Source, Software Libero e Altre Libertà. Una panoramica, diciamo, su tutti i concetti su tutte le declinazioni del concetto di openness, di open. Vabbè, poi ce ne sono altre, vi rilascio gli altri miei titoli, gli altri titoli della collana, ve li lascio scoprire andando sul sito delle edizioni o anche sul mio sito. Oggi parliamo di cosa? Perché mi hai coinvolto in questa Allora, questa Simone, iniziativa? Ti ho coinvolto oggi perché dimenticavo, intanto non ho detto, hai fatto vedere come mi chiamo, non mi sono presentato, io sono Nicola Cavalli, buongiorno, casa editrice, come giustamente ha detto Simone, avrei dovuto dirlo io, è Le Edizioni che ospita la chiacchierata, diciamo. E oggi in realtà parliamo non di un nostro libro o di un libro di Simone in specifico, ma parliamo di un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più di attualità e anche, diciamo, in questi ultimi mesi, anche in parte legato alla crisi pandemica che stiamo vivendo, stanno assumendo sempre più importanza, si stanno diffondendo sempre di più, e parleremo appunto degli audiolibri. Audiolibri, appunto, in cui ci sono dei grossi player come Audible di Amazon, anche Storytel, grosse piattaforme straniere che distribuiscono audiolibri, e questi stanno piano piano incontrando sempre più i favori dei, chiamiamoli, e qua iniziamo a introdurre un po' il tema, chiamiamoli lettori, ma in realtà non sono lettori, ascoltatori. Già vai a toccare un tema delicato, esatto. Cioè sulle modalità di fruizione. E comunque, appunto, principalmente per la fiction, cioè la narrativa, ma in realtà non solo, quindi noi come editore principalmente accademico di saggistica siamo forse un pochettino meno toccati, ma in realtà per certi titoli di saggistica più divulgativa gli audiolibri hanno senso, hanno un buon riscontro. Però vogliamo parlare, appunto, non tanto di che cosa fa Le Edizioni nel settore degli audiolibri, quanto più in generale, appunto, di quali sono le tematiche relative al diritto d'autore per gli audiolibri, che cosa possono fare o devono fare gli editori per produrre audiolibri, perché in realtà la questione non è così semplice come potrebbe sembrare. Quindi volevo chiedere intanto, appunto, a Simone di darci un quadro generale di che cosa vuol dire il diritto d'autore riguardo agli audiolibri e riguardo soprattutto ai contratti editoriali, perché un po' ingenuamente si può pensare, beh, l'editore perché non fa anche l'audiolibro? Già lo fa cartaceo, magari lo fa anche elettronico, perché non fa anche l'audiolibro? In realtà
purtroppo, come molte cose, non è così semplice. Ah, sì, allora, l'audiolibro, innanzitutto, prima premessa fondamentale, è a tutti gli effetti considerato una, diciamo, rielaborazione creativa dell'opera letteraria, no? Quindi rientra nella definizione di rielaborazione creativa e, come direbbero gli anglosassoni, gli americani, cosiddetta opera derivata, perché appunto rendere un libro, un testo letterario, un'opera che invece viene fruita attraverso l'audio è comunque una forma di trasformazione che va ad un pubblico nuovo, va a toccare una nuova forma di fruizione e quindi a tutti gli effetti si crea una opera derivata. È un po' l'equivalente del, diciamo, trasformare un romanzo in un film destinato al cinema, no? Trasformarlo in una sceneggiatura destinata al cinema. Ok, c'è stato un attimo di freeze. E quindi rientriamo innanzitutto in questo concetto dell'opera derivata, e quindi questo implica che chi vuole fare quest'opera derivata si sia fatto dare questo diritto, perché il diritto di realizzare opere derivate, articolo 18 della legge sul diritto d'autore italiana, è un diritto esclusivo riservato all'autore. Quindi se l'editore o chi per lui vuole fare l'audiolibro deve farsi dare questo diritto, cioè deve farsi cedere questo diritto, farsi dare una licenza sulla base di questo diritto. E quindi qua si pone il primo problema: ce l'abbiamo davvero questo diritto? A me è capitato come avvocato di andare a spulciare i contratti di edizione, no, che a volte mi sottopongono i miei clienti, che possono essere editori ma anche autori, quindi uno dei due lati. E a volte i contratti di edizione sono scritti bene, sono sufficientemente ampi e dettagliati, per cui questo diritto l'abbiamo compreso. A volte no, a volte gli editori semplicemente non ci hanno pensato, semplicemente hanno usato un modello di contratto non particolarmente solido. No, anche sul fatto del non pensarci non è che sia così grave, cioè, giustamente, come dicevi tu, una casa editrice che fa articoli scientifici, saggistica, difficilmente si preoccupa del farsi dare il diritto per fare una trasformazione cinematografica, no? Perché non si fa il film di un articolo scientifico. Però ecco, l'audiolibro comincia a essere interessante, perché no? Nel senso, c'è tutta una categoria di persone che, per anche motivi legati a limitazioni fisiche, a un handicap visivo ad esempio, potrebbero aver bisogno di fruire di un'opera anche tecnico-scientifica in modalità audiolibro. Poi sappiamo che ci sono software, ci sono modalità che permettono in automatico di trasformare in audio un testo, questo è indubbio, no? Su questo il nostro amico Andrea Mangiatordi avrebbe da raccontarne, in fatto di trasformazione di testi in vista di maggiore accessibilità. Però qua parliamo di un'altra cosa, cioè del titolare dei diritti che produce lui un contenuto che è già audio destinato ad un mercato che è un po' diverso da quello editoriale, perché non lo vado a comprare in libreria, non lo vado ad ordinare per posta, ma lo vado, come dicevi tu, a fruire solitamente su delle piattaforme specializzate, le quali tra l'altro aggiungono i loro termini d'uso. Quindi si crea l'altro problema, no? Nel momento in cui un contenuto viene fruito online, ed è un problema che abbiamo già... Immagino che anche tu stesso ti sia scontrato come editore anche nella diffusione dei cosiddetti ebook, bisogna porsi, cioè io nel momento in cui metto a disposizione i miei contenuti, le mie opere attraverso queste piattaforme, devo interrogarmi su quali siano le loro regole e anche la legge applicabile, no? Amazon, Google Books, gli store di Apple e altri, quasi sempre si rifanno alla legge americana, alla legge statunitense, applicano un loro approccio, a volte un po', come dire, dall'alto verso il basso, per cui tu non hai come editore grande possibilità di trattativa e di contrattualizzare chissà che, cioè prendere o lasciare, no? Se non nessuna possibilità di... No, esatto, cioè le regole sono queste, se vuoi distribuire i tuoi libri sulla nostra piattaforma le puoi accettare, se non ti vanno bene, pazienza, puoi andare da un'altra parte. Visto che però poi questo settore tende a monopolizzarsi più abbastanza velocemente, quindi sì, le varie piattaforme alla fine si fanno capo quasi sempre ai soliti due o tre soggetti, non abbiamo tutto questo margine. Quindi più o meno le problematiche giuridiche che emergono sul lato del diritto d'autore mi sembrano queste. Mi è successo appunto che qualche editore non ci avesse pensato, e quindi nella eventualità emersa successivamente di fare l'audiolibro, hanno dovuto purtroppo ricontattare l'autore
e fargli firmare una sorta di integrazione al contratto di edizione, cioè una cessione di quel diritto che nel contratto originario non era previsto. E a volte questo diventa un autogol, perché l'autore che magari quando l'avevi messo sotto contratto 10, 12 anni fa, 15 anni fa, non ci aveva pensato e quindi aveva chiesto anche, insomma, po poco in fatto di royalty, in fatto di compensi, adesso magari è maturato, ha capito che c'è un nuovo mercato e ti chiede qualcosa in più e ha tutto il diritto di farlo. Ricordiamo che i contratti di edizione in Italia hanno un massimo di durata di 20 anni, quindi è un problema che si pone per i contratti di edizione, diciamo, degli anni 90, no? Più o meno, no, beh, insomma, ormai siamo nel 2021, quindi, scusami, ormai essendo vecchio comincio ad avere anch'io questi problemi. Dei primi anni 2000, perché quelli del 99, 2000 dovrebbero essere in teoria già scaduti. Boh, adesso altre cose che mi vengono. Ecco, un'altra problematica interessante. Adesso, ogni tanto anch'io fruisco di audiolibri online. Ho visto che ci sono dei canali YouTube, delle pagine che li mettono a disposizione gratuitamente e mettono a disposizione opere in pubblico dominio, no? Pubblico dominio vuol dire che sono opere che sono uscite dal campo del diritto d'autore, sono di libero utilizzo e quindi chiunque può farne l'audiolibro, metterlo sul suo canale YouTube, aprirsi un suo, che ne so, una sua web radio, un suo podcast personale e leggere i libri. Attenzione, perché a volte Questo sì, cadono in esatto, pubblico cioè dominio, il ma non le libro è in pubblico traduzioni. dominio, ma Ecco, non le traduzioni, anche tu questa cosa l'hai provata sulla tua pelle, cioè la traduzione, visto che il traduttore è a tutti gli effetti coautore del libro, ha un suo diritto d'autore separato e quindi dobbiamo, per essere sicuri che l'opera sia davvero in pubblico dominio, dobbiamo andare a leggere un'opera che è caduta in pubblico dominio sia dal punto di vista del diritto dell'autore sia dal punto di vista del diritto del traduttore, se no abbiamo non si violato anche fa. se un diritto meno pesante, però comunque un diritto d'autore, che è quello del traduttore. E quindi Sì, aggiungo anche, ci sono anche altre complessità relative alla vendita degli audiolibri che si ripercuotono nella contrattualizzazione con gli autori, perché le maggiori piattaforme distributive che ci sono nel mondo, ma adesso anche in Italia, hanno un modello di vendita in streaming, fondamentalmente di abbonamento e poi di consumo di tutto quello che c'è sulla piattaforma, no? E quindi non è l'acquisto di una singola copia. E quindi questo, come dire, va anche a determinare un calcolo dei diritti diverso da quello della vendita a cui siamo abituati noi editori, no? Cioè la vendita della singola copia, do una percentuale all'autore su quella copia venduta. questo è interessante, Okay. questa cosa ad esempio io da avvocato non la percepivo ed è interessante, perché poi anche deve essere difficile anche la rendicontazione agli autori, no? Esatto, è una complessità Perché molto superiore nella rendicontazione e quindi cioè, sia nella stipula dell'accordo economico e anche nella rendicontazione, comunque le rendicontazioni che mandano queste piattaforme sono abbastanza complesse, cioè non ti dico, no? Non sono semplicemente abbiamo venduto 10 copie del tuo audiolibro, no? Ma è No, stato anche perché in ascoltato per effetti tot è vero, tempo in cioè, relazione. quindi mi interessa perché così la imparo anch'io questa cosa, cioè, quindi essendo sostanzialmente degli abbonamenti che vengono sottoscritti, poi loro come fanno a quantificare quanto di quel mensile che Tizio ha pagato è attribuibile all'opera pubblicata dalle edizioni o all'opera pubblicata da Mondadori o da Einaudi? Diciamo che il concetto generale è che vengono prese il totale delle ore disponibili per l'ascolto sulla piattaforma e poi vengono calcolate su quel totale lì la percentuale di tue opere che sono state consultate, no? E quindi, come dire, in realtà un'opera vale molto di più se è un'opera molto lunga, no? In quel senso lì. Quindi conta molto quante Certo. ore di ascolto tu metti a disposizione, no? Potresti anche mettere a disposizione solo tre titoli, ma per 100 ore di ascolto è Vabbè, una sì. percentuale superiore a mettere molti più titoli, ma con molto più brevi, no? Quindi, e soprattutto poi dipende quanto gli utenti ascoltano del tuo audiolibro, cioè potrebbero anche ascoltare un audiolibro che dura magari 2 ore, un audiolibro breve che dura un paio d'ore, loro però potrebbero anche ascoltarne solo 10 minuti e allora tu verrai remunerato conseguenzialmente perché hanno ascoltato solo 10 minuti Mamma mia. Sì, di quel titolo lì e quindi no, che ha un no, prezzo di copertina, mi quindi sta insomma già venendo il mal di testa, però capisco, ci sono sì. diverse variabili che incidono nel calcolo Scusami, della. e da giurista mi viene male pensare come poter scrivere questa cosa nei contratti, perché in effetti il nostro modello di contratto d'edizione, no? Che tu conosci bene, che abbiamo fatto anche tra di noi, no?
È un contratto di edizione, quello italiano, scritto, pensato sulla base della legge del 1941, e le norme sul contratto di edizione della legge italiana non sono mai tanto cambiate, e quindi poi è stata la prassi contrattuale ad adattarle. Però in effetti il modello classico, diciamo, del contratto di edizione nostro è molto basato su copie vendute, qu quante copie stampate, quante copie vendute, quante copie mandate al macero, quante copie autore, date all'autore con lo sconto del 50%, bla bla bla. Cioè, un classico modello, no? Che ovviamente sta venendo meno, ma non è che vengono meno, cioè non è solo un discorso di come vengono conteggiate che cambia, è che proprio viene meno la copia. Cioè, quello che tu dicevi, così spieghiamolo a chi si ascolta. Cioè, essendo in streaming, vuol dire che in realtà l'utente non l'ha nemmeno scaricata la copia, è solo una fruizione collegata alla rete. Cioè, ormai, essendo ormai tutti collegati alla rete con sostanzialmente dei piani internet flat, per cui tu sei sempre collegato e non ti cambia il costo, la gente non ha più interesse a scaricare un contenuto, perché tanto sa che più o meno online ce l'ha lì quando vuole, e quindi sottoscrive degli abbonamenti per l'accesso. Questa cosa qui sembra banale, ma cambia mostruosamente poi la configurazione del diritto d'autore e come il co diritto d'autore si comporta, no? Ed è quello che stiamo vedendo negli ultimi 10 anni. Io quando mi sono laureato io, era i primi anni 2000, era il grande boom del peer-to-peer, no? Dove la gente si scaricava tutto lo scaricabile, se lo masterizzava su dei DVD per averlo lì, perché così quando voleva guardarsi un film ce l'aveva. Adesso non ne frega più quasi nulla a nessuno fare questo, perché tanto quando serve ci sono delle piattaforme legali o non legali, questo aprirebbe un altro capitolo in cui andare a cercare film, musica e adesso anche audiolibri. Anche audiolibri. Sì, infatti, per aggiungere un po' di complessità al tema, guardiamo invece un altro aspetto, sempre legato al diritto d'autore riguardo agli audiolibri, cioè il tema, diciamo, dei cosiddetti diritti connessi, no? Che, come dire, in qualche modo complica ancora, E no? Dal certo. punto di vista contrattuale la possibilità di realizzare un audiolibro, no? Sì. Che cosa si intende per diritti Allora, connessi? i diritti connessi nella classificazione della nostra legge sono i diritti di quei soggetti che non sono gli autori veri e propri, ma sono coloro che collaborano comunque alla produzione e diffusione delle opere, come ad esempio appunto i produttori fonografici, i produttori cinematografici, le emittenti radiofoniche e televisive, e gli artisti, interpreti, esecutori. Questi sono i principali, poi ce ne sono altri un po' meno noti. Però ecco, nell'ambito dell'audiolibro già due me ne vengono in mente, perché un audiolibro a tutti gli effetti è un fonogramma, cioè è un suono inciso su un supporto, anche se poi il supporto è evanescente, nel senso che non c'è il disco o non c'è la chiavetta, ma rimane su un server, però è esistita una fissazione di quel suono. C'è una registrazione almeno una volta, la prima in cui viene fissata la voce del tizio che legge, e quindi c'è qualcuno che detiene questo diritto fonografico, potremmo dire, cioè che è colui che nell'approccio classico nostro è colui che si occupa, che investe e coordina l'incisione di un fonogramma. È appunto quello che noi chiamiamo produttore fonografico. Che può coincidere con la casa editrice, indubbiamente, ma non necessariamente. Possono esserci delle case di produzione che si specializzano in produzione di audiolibri, di letture, che poi vanno a vendere i diritti a queste case editrici. E quindi la casa editrice, oltre a dover essersi fatta dare in precedenza il diritto dell'autore a farne quel tipo di rielaborazione, che è quello che abbiamo detto nella prima parte, deve farsi dare anche per contratto da questa produzione, dal produttore, anche il diritto connesso. Ma poi ce n'è un altro di diritto connesso, che è quello di colui che legge, che forse è quello che pesa di più, soprattutto quando il libro viene letto da persone, da voci famose, no? Che ne so, Pannofino, il doppiatore che legge Il Signore degli Anelli. Cioè, è chiaro che Pannofino fa pagare la sua voce, perché ovviamente non è la voce dell'ultimo arrivato, ma è una voce che evoca particolari, insomma, è un attore famoso, ha doppiato personaggi famosi. Poi non solo, altra questione, a volte non è nemmeno uno solo il lettore, cioè negli audiolibri, quelli un po' più complessi, un po' più ricercati,
ci sono varie voci, c'è una voce narrante principale, poi magari i personaggi principali vengono fatti quasi recitare, cioè vengono fatti rappresentare da voci diverse. Quindi davvero è un'opera che è ben diversa da una semplice opera editoriale letteraria letta da qualcuno. E anche lì quel diritto è un diritto a sé stante, è diritto d'artista, interprete, esecutore, che bisogna farsi correttamente dare, cioè è un diritto che bisogna regolarmente contrattualizzare. A me è successo come avvocato qualche volta di occuparmi di una questione del genere e mi ero accorto che non c'è una grande sensibilità nel settore su questo aspetto, cioè i doppiatori, i lettori. Normalmente vengono contrattualizzati secondo un modello a ore, no? Cioè per fare questo audiolibro ti servono, non so, 30 ore di lavoro. Adesso io l'ultimo audiolibro di cui non ne uso molti, però l'ultimo durava circa 10 ore, no? E immagino che per farlo in realtà il tizio che era una voce sola, il tizio che l'ha letto però non ci abbia messo solo quelle 10 ore lì perché si sbaglia, perché vuoi rifarla, perché ci devi ripensare, quindi probabilmente sono 20 ore di lavoro. E vabbè, e mi ero accorto che in quel caso, in quei contratti che mi avevano sottoposto, era molto sbilanciato il contratto su quanto ti devo all'ora, cioè quanto mi costi come lettore per ogni ora, ma lasciavano molto in secondo piano l'aspetto della cessione del diritto, invece in realtà devono esserci entrambe queste componenti, perché ok, il doppiatore, il lettore viene pagato anche sulla base di quante ore ci mette a leggere tutta l'opera, ma a volte cioè, deve essere anche pagato sulla base proprio del suo diritto connesso, del fatto che la sua voce è riconoscibile, è famosa, è importante, e quindi lui ti sta dando l'autorizzazione a sfruttare la sua voce. Questo è il diritto connesso dall'artista, interprete, esecutore, no? Che è lo stesso diritto connesso che ha, che ne so, Pavarotti quando canta un brano di musica classica. È chiaro che il brano di musica classica è caduto in pubblico dominio, quindi non c'è più un problema di diritto d'autore, però c'è un diritto del cantante che interpreta l'opera, e se tu vuoi Pavarotti, chiaramente pesa come diritto molto di più che il cantante del Conservatorio di Milano, che magari è bravissimo, però non ha un nome, non ha una notorietà, non ha una voce particolarmente riconoscibile. E quello è appunto tutto un mercato a sé stante, quello del diritto connesso, che Sì, vedi, cioè, che va a come e ce dire, ne sono di complessità. e sì, perché normalmente, cioè, le complessità sono abbastanza concrete, perché cioè, una casa editrice che fino a quel momento ha sempre fatto libri, cioè ha sempre fatto cose di carta, oggetti di carta e magari oggetti digitali, ma che assomigliano ancora molto alla carta, cioè gli ebook, ha sempre avuto a che fare con gli autori, i redattori, gli editors, le tipografie, i distributori, ma non con le case discografiche, gli studi di registrazione e i doppiatori, perché sono soggetti che normalmente attengono ad un altro mondo, no? E quindi le case editrici, probabilmente quelle più grandi, non hanno questo problema, perché una casa editrice che fa parte del, che ne so, giusto per fare qualche nome grosso, una casa editrice che fa parte anche di un gruppo editoriale che ha anche delle TV o anche delle radio, non credo che, no, che faccia grande fatica a gestire questo aspetto. Una casa editrice più piccola, che non ha mai avuto a che fare con queste problematiche, con gli attori, i lettori, i discografici, magari rimane un po', come Sì. dire, disorientata e deve un attimo entrare nell'ottica. Ecco perché abbiamo fatto anche questa chiacchierata Sì, un no, po' per... sicuramente la casa editrice più piccola deve anche, come dire, proprio imparare a trattare linguaggi diversi e ad avere a che fare con partner diversi. E quindi sicuramente c'è anche una parte di formazione, di apprendimento, no, diversa, che, come dire, che significa quasi, non dico intraprendere un nuovo mestiere, ma imparare a maneggiare anche linguaggi diversi, a coordinare professionisti diversi. E a questo discorso aggiungerei anche, in molti audiolibri ci sono anche dei piccoli intermezzi musicali, degli stacchetti, che aggiungono un altro professionista, altri tipi di diritti. Altri diritti, sì, certo, indubbiamente. Cioè, allora, gli audiolibri, io ripeto, non ne ho fruiti tanto. Quelli che ho sentito io erano puramente una voce narrante, molto brava, molto, molto suadente, però era pura voce. E probabilmente erano anche stati fatti, come dire, fra virgolette, in casa, nel senso che basta avere
un microfono di buona qualità, del software, un software apposito e l'audiolibro si può anche fare. Quando si comincia ad arrivare ad un livello un po' più Uno studio di raffinato, registrazione diventa e necessario. certo, ci vuole uno studio di registrazione. Allora, ecco, quando me l'avevano sottoposto come avvocato alcuni clienti che erano appunto case editrici e doppiatori, si parlava di un'attività svolta presso un apposito studio con un fonico dedicato, con un lavoro di scelta, montaggio, perché poi si riascoltavano tutte le parti, si sceglievano quelle migliori. Cioè, è un lavoro che non è proprio automatico e banale. Quindi anche lì è un po' le case editrici devono raccogliere la sfida, una sfida simile a quella che è stata raccolta un 10-15 anni fa quando si è aperto il mercato degli ebook, no? Quando ci si è accorti che i libri si potevano diffondere anche in un formato digitale e che l'ebook non era il libro cartaceo scansionato e messo online, ma l'ebook era una cosa diversa. Sì. E tu mi insegni quanto ci hanno messo le case editrici a capire questo meccanismo, e forse non ancora tutte l'hanno capito, no? Sì, e con gli audiolibri sta avvenendo la stessa cosa, siamo ovviamente in una fase molto più iniziale, con la differenza che appunto il prodotto audiolibro si discosta ancora di più dal libro cartaceo tradizionale e ha delle complessità di produzione sicuramente superiori, e anche i costi di produzione di un audiolibro sono nettamente superiori a quelli di un E la mia ebook. domanda, cioè, e secondo te invece gli introiti sono all'altezza? Perché sennò tutto l'investimento vale la candela? Perché anche Questo lì è. probabilmente lo sanno meglio di me alcuni editori che hanno più titoli pubblicati in audiolibro e insomma una presenza più forte sul mercato. Sicuramente è un mercato in forte crescita, però come tutti i mercati che sono così in forte crescita è perché partono da un insieme molto piccolo che cresce molto velocemente, Certo. però l'insieme, insomma c'è il dubbio che l'insieme non sia ancora abbastanza grande poi da dare delle consistenti soddisfazioni economiche a tutti. Poi probabilmente alcuni titoli guadagnano, probabilmente in altri casi si tratta più di investimenti per prendere degli spazi di mercato e per magari poi monetizzarli nel corso del tempo e degli anni, ecco. Sicuramente si amplia un po' il pubblico, nel senso che persone che prima non erano abituate a leggere, non avevano il tempo di leggere, magari si affacciano a questa nuova forma di fruizione, no? Io mi sono accorto, ad esempio, che gli audiolibri mi viene bene ascoltarli quando sono in macchina, no? Se devo fare un viaggio dove ho un'ora, un'ora e mezza di viaggio, praticamente insomma, quasi sono 2 o 3 capitoli di un libro che tu ti sei letto, e invece in realtà te li sei ascoltati. E quindi boh, penso a quello, cioè che si ampliano le modalità di fruizione, si ampliano le possibilità di raggiungere un pubblico più ampio e quindi si apre ovviamente un mercato nuovo. Però ecco, bisogna vedere se non arriva a una veloce saturazione e quindi poi solamente chi ha già avviato la macchina può permettersi di andare avanti. Non lo so, lo vedremo, è interessante, questa è una sfida che scopriremo nei prossimi, probabilmente, cioè, Sì, sì, di sì. cui l'esito emergerà nei prossimi anni. Basta, non so, non Bene, sono le direi che cose no, abbiamo che insomma dato qualche sviscerato, cioè. informazione, aperto un po' un mondo sulle varie problematiche e le questioni legate al diritto d'autore negli audiolibri. Per questo ti ringrazio, Simone. Ringrazio Grazie, anche grazie gli a voi. organizzatori del Rainbow Free Days per averci dato lo spazio per questa presentazione. E niente, i riferimenti li abbiamo già detti, li ripeto. Il sito è www.ledizioni.it o www.copyleft-italia.it. O anche Simone ha, aliprandi.org, che è il mio, arrivati piuttosto direttamente. che su tutti i social ci trovate con una presenza attiva. Abbastanza Grazie attivo, sì. mille, Simone. Ciao a tutti, grazie Nicola. Ciao Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.